esplorando la grandiosità del decadimento una villa alla volta. Appena oltre la curva, prima che inizi il borgo, si erge un imponente ed alto muro di pietra con un cancello in ferro battuto. Oltre quel cancello si intravede una villa, un tempo maestosa, oggi abbandonata e avvolta dal degrado. Il giardino, un tempo curato, è ormai pieno di rovi e sterpaglie. Le porte e le finestre della villa sono rovinate, mentre i viali e i porticati sono completamente invasi dalle erbacce. Gli alberi di pino, un tempo simbolo di bellezza, sono stati trascurati. Molti rami, appesantiti e spezzati dal vento, giacciono a terra. Il viale principale, con il suo pergolato di uva bianca, è ormai crollato e i frammenti delle colonne sono sparsi tra i cespugli incolti. Un tempo quella villa era un luogo di festa e splendore. Le serate estive erano animate da cene all'aperto, musica dal vivo e ospiti illustri. La villa era illuminata e adornata a festa, con il giardino fiorito e curato che accoglieva tutti con profumi e colori. Ma quel tempo è ormai lontano. La villa, che era un tempo il cuore pulsante della vita sociale, è ora silenziosa e deserta. Un'atmosfera di malinconia aleggia tra le sue mura, mentre la natura selvaggia si è riappropriata degli spazi un tempo ordinati. Una delle figure che animavano la vita della villa era una giovane donna, la cui bellezza e grazia erano ammirate da tutti. La sua vita fu però segnata da una malattia debilitante che la costrinse a lunghe cure e, nonostante i tentativi di guarigione, la portò a spegnersi lentamente. La sua sofferenza si concluse in un triste epilogo e la villa fu chiusa poco dopo la sua scomparsa. Col passare del tempo si è diffusa la leggenda che lo spirito di quella giovane ancora si aggiri tra le stanze vuote della villa. Alcuni dicono di aver visto la sua figura nelle notti di luna piena. Altri affermano di aver udito il suo pianto disperato. I tentativi di riqualifica del luogo sono tutti falliti e su questi circolano strani racconti sulla scomparsa improvvisa di chi ha tentato di abbattere o restaurare questa dimora. Oggi la villa rimane abbandonata, avvolta nel silenzio, con solo i ricordi e le leggende a riempire il vuoto lasciato dal tempo. Un tesoro che attende di essere scoperto.